Da più di 40 anni l'aspiratore Otelli Sarezzo si dedica a promuovere il ciclismo tra i più giovani. Lo si deve al patron Giancarlo Otelli, grandissimo appassionato scomparso 2 anni fa. Lo si deve ai figli Laura e Mauro che hanno proseguito con impegno ed entusiasmo la tradizione di famiglia. Non a caso nella squadra sarettina sono cresciuti fior di campioni come Filippo Ganna, Michele Gazzoli, Matteo Sobrero e tanti altri. In questo ampio servizio dedicato ad una delle società storiche della Valtrompi andremo a scoprire l'attività dei più piccoli. Accoglieremo il saluto di Michele Gazzoli, quarto nei giorni scorsi ai mondiali Under 23 vinti da Baroncini, il grande protagonista con la maglia dell'Otelli in tutte le categorie giovanili, ora in procinto di passare al professionismo nelle file della Stana. Racconteremo attraverso le parole dell'ex direttore sportivo di Ganna, Roberto De Filippo, l'esperienza vissuta dal campione mondiale ed olimpico con la maglia dell'aspiratore Otelli. Trasseremo infine un ricordo del grande patron Giancarlo Otelli. Mauro Otelli, presidente dell'aspiratore Otelli, una società presente sul territorio da più di 40 anni. Insieme a tua sorella Laura avete tenuto vivo e se possibile ancora più sviluppato il solco tracciato da papà Giancarlo, è così? Sì, ce l'abbiamo messa tutta dopo la prematura scomparsa di mio padre, ma ci tenevamo tantissimo a portare avanti tutto quello che aveva creato da tantissimi anni, quindi la promozione dello sport, perché alla fine i giovani sono il nostro futuro, quindi dobbiamo farli crescere nel miglior modo possibile. Tanti successi, tante soddisfazioni e soprattutto la soddisfazione di vedere che alcuni ragazzi si sono laureati anche campioni del mondo. Sì, mio padre sarebbe stato a settimo cielo di dire poco, sarebbe stato veramente contento perché ci ha sempre messo l'anima e corpo nei ragazzi e vedere i risultati sarebbe stato la ciliegina sulla torta di decenni e decenni di impegno. Praticamente siete impegnati in tutte le attività giovanili, dai più piccoli sino agli juniores. Sì. Mio padre credeva molto nel promuovere sia dalla tenera età, diciamo, perché alla fine sono veramente piccolini, fino a portarli a maturazione, non saprei neanche come definirlo, però riuscire a fargli credere nel ciclismo, che è un grandissimo sport. Roberto Ghidinelli è il direttore sportivo della squadra dei più piccoli del pedale bresciano Aspiratori Otelli. Ecco Roberto, come si svolge l'attività e quanti bambini e bambine vi prendono parte? Beh, quest'anno siamo partiti da 25 atleti tra maschi e femmine e svolgiamo l'allenamento in due posizioni diverse, siamo a Fini di Benasi e in un'altra stazione diciamo sportiva che è qua a Gardone Valtrompia, due volte a settimana, sia qua a Gardone che a Fini Belagi, perché abbiamo due squadre dislocate in due diversi in luoghi diversi. Questo può poter dare possibilità ai bambini di avere una maggiore comodità riguardo l'allenamento. C'è grande passione ed entusiasmo da parte dei genitori in modo particolare, ma anche degli atleti? Beh, sicuramente la stragrande maggioranza sono di entusiasmo arriva da parte dei genitori e questo anche perché vedono i loro figli correre, divertirsi ed è la cosa in cui puntiamo molto noi, perché infatti la nostra è un'attività ludico-sportiva e atta a far crescere il ragazzo, anche perché ricordiamoci che il nostro obiettivo non è quello di essere diciamo dei direttori sportivi, ma siamo dei genitori e quindi dobbiamo applicargli i piccoli insegnamenti della vita. Ecco. La domenica non ci sono effettivamente delle gare, ma solo delle manifestazioni. Avevate però una kermesse regionale domenica che è stata annullata per il maltempo. Purtroppo l'acqua ha invaso la gara, diciamo. Siamo riusciti a fare solamente 3 batterie femminili. E avevamo iscritti oltre 400 atleti da tutta la Lombardia e purtroppo non è andata bene, però stiamo studiando un'altra data, vediamo se le organizzazioni, i comuni, la polizia riesce insomma a darci un piccolo aiuto per poter riuscire a ripetere questa manifestazione, anche perché la location è molto bella, il circuito è tecnico e idealissimo per i regionali. E questo ci dà una fonte di energia per poter riuscire a ripeterlo. Ecco.
Francesca Consoli è una delle bambine dell'aspiratore Otelli che praticano il ciclismo. Quando hai iniziato a correre in bicicletta, Francesca? Aspetta. A 6 anni. Da G0. E cosa ti ha spinto a avvicinarti a questo sport? Già mi piaceva andare in bici, poi c'era mio papà già che faceva allenatore, per cui... Irene Panchieri, un'altra delle bambine dell'aspiratore Otelli. Ecco, quando hai iniziato a correre, Irene? Dalla D1, nel 2017. C'è un po' tutta la famiglia che si occupa di ciclismo, che fa ciclismo, no? Sì. Papà, mamma, tutti? Sì, papà da amatore, però. Zio? Sì, lo zio da professionista adesso. Sei emozionatissima, in bicicletta invece non lo sei, è così? Un po' sì. Riesci ad essere più sciolta, più libera, ok. Grazie. Diego Fiore è uno dei più grandini della squadra del pedale bresciano aspiratori Otelli. Quando hai iniziato, Diego, a correre? 4 anni fa. Quindi da un bel po' adesso. L'esperienza te la sei fatta, sei pronto ad affrontare altre avventure? Sì, da esordienti. Cosa ti ha spinto a avvicinarti al ciclismo? Perché ti è piaciuto sport? Quando guardavo la TV ciclismo mi è venuta voglia di farlo e ho provato. C'era qualche campione che hai guardato più degli altri? No, quasi tutti uguali. Fabio Consoli è direttore sportivo del pedale bresciano aspiratori Otelli. Per quanto riguarda invece i bambini che svolgono l'attività a Capriano Fenili Belasi. Sì, io sono entrato a far parte di questa società 3 anni fa e io svolgo l'allenamento insieme a altri che mi danno una mano a Fenili Belasi. Quindi la società praticamente l'attività è suddivisa in 2 zone, qui a Gardone Valtrompie e l'altra Capriano Fenili Belasi. Sì, perché noi siamo entrati a far parte 3 anni fa e venivamo già da un'altra realtà che c'era già instaurata da più anni a Fenili e abbiamo chiuso lì e siamo andati a far parte con l'hotel e noi siamo rimasti lì perché avevamo un gruppo forte di bambini lì a Fenili. Ecco, arrivano tutte dalle vostre zone, dalle zone d'intorno? Sì, bene o male sì, tutti lì, Fenili, Azzano, Capriano, così, Travagliato, ce n'è uno che viene da quasi Mantova però, è l'unico che viene da fuori provincia di Brescia. C'è un grande entusiasmo che anima tutti per questa attività sportiva. Ah beh sì, io sicuramente lo faccio per questo, cioè, a me piace giocare con i bambini, farle giocare e l'entusiasmo c'è sempre. Questa società cosa dà in più, visto che hai già avuto esperienze passate? Ho trovato una gran famiglia. Quando prima era una società sì, però c'erano direttori sportivi e nient'altro, era gestita da noi. Qui ho trovato una gran famiglia che veramente ci tiene tanto. Ho avuto anche l'onore di conoscere Giancarlo e veramente sono una famiglia splendida. E per il ciclismo stanno facendo tanto e hanno fatto tanto, spero che facciano ancora tanto. Ciao a tutti, sono Michele Gazzoli, ho appena fatto 4° al campionato del mondo Under 23 venerdì scorso nelle Fiandre. Quest'anno ho vinto 3 gare, tra cui il Liberazione, che è una corsa internazionale Under 23. E diciamo che è una stagione molto positiva per me. Io ho iniziato da piccolo, all'età di 7 anni, nell'aspiratore Otelli con Giancarlo, che è un grande appassionato del ciclismo. E lui purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, ora c'è la figlia Laura, che bisogna dire veramente un grazie speciale a lei, che tiene dalle categorie giovanili, ovvero dalla G1 fino alla categoria juniores. È una bellissima realtà e spero che molte realtà così vengano fuori per favorire ai giovani atleti un futuro e soprattutto un futuro ciclistico per la nostra nazione. Forse non tutti sanno che Filippo Ganna, campione olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo e campione mondiale nel cronometro corsa recentemente in Belgio, ha avuto un passaggio importante della sua carriera nelle file dell'aspiratori Otelli, per la quale ha indossato la maglia per una stagione. Un campione predestinato il cui processo di maturazione è avvenuto proprio in Valtrompia, alla corte della patrona Giancarlo Otelli.
Con lui in quegli anni c'era Roberto De Filippo, che è stato anche DS di Ganna e che lo accompagnava nelle sue trasferte dalla Val d'Ossola alla Val Trompia, quando correva tra gli juniores. Abbiamo in linea proprio Roberto. Che ricordo ha di quei tempi, Roberto? Ma si parlava del 2014, il ragazzo era al secondo anno nella sua categoria, sicuramente è stata una stagione straordinaria, perché quell'anno con l'aspiratore Otelli avevamo ottenuto praticamente quasi 20 vittorie su strada, e ovviamente Filippo era una delle stelle di quella formazione, e già quell'anno ci aveva dato ottime soddisfazioni, tra cui il campionato italiano a cronometro, e tra l'altro in una stagione in cui nelle prove precedenti sembrava non riuscire a sbloccarsi, e poi proprio nella prova più importante del campionato italiano, battendo Edoardo Affini, con cui ancora oggi diciamo si confronta, era riuscito a indossare la maglia tricolore. Comunque sicuramente un ricordo più che positivo di quel 2014. Ecco, cosa ha rappresentato per Ganna invece quell'esperienza con l'aspiratore Otelli, per lui personalmente? Ma chiaramente il ragazzo, diciamo, dal primo anno juniores aveva corso nel pedale castanese. Era stato un cambiamento nell'ambito della stessa categoria, no? Da primo al secondo anno, ed era stato comunque un anno che gli aveva permesso di maturare nella categoria, e quindi poi di mettere a frutto quell'esperienza avuto nell'anno precedente nel secondo anno nella categoria juniores. C'era poi il presidente Giancarlo, no, che insomma, spinto da un'enorme passione che ha sempre avuto, ecco, che ha cercato ovviamente in tutti i modi di poterlo supportare. Tra l'altro quell'anno in squadra avevamo anche Matteo Sobrero, con cui da solo sabato, insomma, hanno fatto insieme, qualche giorno fa hanno fatto insieme la prova all'economico, diciamo, mista, no? con le ragazze con cui hanno ottenuto la medaglia di bronzo ai mondiali. Ecco, cosa invece può aver dato in più l'aspiratore Otelli a Ganna per la sua crescita, per la sua maturazione? Ma sicuramente affrontare una nuova realtà lo ha sicuramente, come dire, aiutato nel suo percorso di formazione, sia tecnico che ovviamente sul piano umano. Quell'anno ovviamente abbiamo fatto tutto il calendario, diciamo, con le prove più importanti che offriva la categoria juniores, e ovviamente questo non può che prescindere dalla volontà, no, della società a cui uno appartiene. Quello che si può dire di Filippo Ganna, che io dico, tutto ciò che tocca diventa oro, perché comunque è un ragazzo che ha qualità straordinarie. Ciò che sta alla società, che ha il cuore, diciamo così, di averlo gestito, quello di dargli quel supporto necessario e fondamentale per potergli permettere di poter ovviamente affrontare tutte le varie competizioni ai massimi livelli, no? E in questo sicuramente l'aspiratore Otelli non è mancato in nulla. Ecco, lui ha già vinto praticamente tutto quello che si può vincere, è diventato un vero e proprio cannibale, un po' alla Eddy Merckx nelle corse contro il tempo. Si può porre dei limiti o sono ancora inesplorati? Si parla ad esempio di un assalto al record dell'ora? Lui è ancora giovane, lui ha vinto, cioè vinceva già da esordiente. Io vi potrei raccontare un episodio che può far capire, no, le doti che aveva questo ragazzo. Lui era praticamente, eravamo durante la preparazione invernale, era venuto a fare un allenamento con gli atleti juniores, e lui era ancora di passaggio al primo anno nella categoria allievi, e eravamo andati a provare una salita, ci si faceva nella gara di pettenasco, e era staccati tutti, e lui era primo anno allievo, gli altri erano juniores, quindi insomma è sicuramente un predestinato. Ciò che ha fatto, che nel comune, che ci sono tanti ragazzi che magari nelle categorie giovanili stravincono e poi si perdono un po'. Lui è ancora lì ai massimi livelli, quindi insomma
dare dei limiti, secondo me, non è nelle sue, diciamo, in questo momento non si possono dare, ecco, perché lui è ancora giovane, quindi sicuramente, ma lui ne ha anche già parlato, ho visto le sue diverse interviste, sicuramente può essere tra uno dei suoi obiettivi, viste le sue capacità e vista anche la sua giovane età, quindi può fare ancora molto, senza dubbio. Io la ringrazio davvero tanto e un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi. Il presidente della comunità montana di Valtrompia e assessore allo sport del comune di Sarezzo, Massimo Ottelli, che ha avuto modo di conoscere profondamente, diciamo così, Giancarlo, quindi può sicuramente tracciare un ricordo del patron del ciclismo a Valtromplino. Sì, Giancarlo, oltre al vincolo di parentela, è stato un ottimo protagonista della comunità sarettina e essenzialmente ha portato su di sé la figura del ciclismo locale, ma poi i risultati raggiunti l'ha portato a livelli provinciali e a livelli nazionali, quindi dalle sue squadre, dalle squadre dell'Aspiratore Telli sono usciti tanti campioni e anche oggi dalle cronache dei giornali si vedono risultati nazionali e internazionali di questi giovani atleti. Ecco, e ha lasciato questa bella eredità ai figli che l'hanno raccolta alla grande. Adesso Aspiratore Otelli continua ad essere una delle realtà più importanti di Sarezzo e della Valtrompia. Sì, la scomparsa prematura aveva creato qualche disagio, invece deve essere sincero che il testimone lasciato obtorto collo ai figli ha dato invece dei risultati di continuità e quindi anche oggi possiamo vedere una squadra competitiva e soprattutto lo spirito educativo e formativo dei giovani che si portano verso il professionismo del ciclismo. Anche il comune di Sarezzo ha dato una grossa mano allo sviluppo del ciclismo qui in valle, soprattutto in occasione delle gare che l'Aspiratore Otelli ha organizzato. Direi proprio di sì, questo è lo spirito di tutte le amministrazioni valtrumpline, ma Giancarlo, partendo dal comune di Sarezzo, ha trovato un supporto dall'amministrazione per l'organizzazione delle gare, mettendo a disposizione quella che era una parte dell'organizzazione nell'attraversamento di percorsi comunali e comunque nell'organizzazione più in generale della sicurezza. Non si può non raccontare cosa ha fatto Giancarlo Telli per il ciclismo e per la sua valle. Sì, ha fatto molto e si vede in tantissime persone che tutti gli anni, tutte le gare che noi organizziamo ci aiutano. È lì che si vede davvero quello che si fa, se vale la pena farlo, sì, vale decisamente la pena farlo perché ha fatto molto e si vede a ogni gara che noi organizziamo, tutte le persone che lo fanno magari per noi ma soprattutto per ancora il ricordo di mio padre. Diciamo che noi almeno vogliamo vedere i ragazzi crescere piano piano e poi i frutti, vediamo che quest'anno abbiamo raccolto molti frutti del lavoro che abbiamo seminato nei 4-5 anni passati.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa rubrica di approfondimento venatorio curata e gestita da CL in onda su Più Valle TV. Nella terza puntata abbiamo deciso appunto di continuare con l'approfondimento, con l'informazione, invitando ancora i nostri presidenti, perché tanti ci avete chiesto di continuare con le informative per cercare di ricostruire giorno per giorno tutti i fatti che sono accaduti in questo inizio di stagione venatoria, che è avvenuto in una maniera storica, in una maniera che non è mai successo. Per farla breve, appunto, rivedendo che siamo a martedì 28 settembre, andiamo a fare una cronostoria di quello che è successo la settimana scorsa. Quindi il giorno 20 è stato presentato un ricorso al TAR da parte della LAC, che è appunto contro il calendario venatorio di Regione Lombardia. Il giorno 21 il presidente del TAR, in decisione monocratica, accetta la sospensiva e viene sospesa quindi su tutto il territorio lombardo da lì in poi l'attività venatoria. Il giorno 23, giovedì, la giunta regionale quindi crea una delibera, fa una delibera, recependo appieno quelle che erano poi le indicazioni di ISPRA, quindi tutte le indicazioni di ISPRA, quindi con una caccia fino al 2 di ottobre molto limitata a delle specie, limitata insomma in una maniera inaccettabile per quello che sono i cacciatori lombardi. Non mi dilungherei troppo, lascerei la parola a Fabio Ronchini, che ha curato tutte gli interventi di questa serata, e vi do appunto, ci vediamo verso la fine per i saluti. Grazie Nicolò, buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento. Come anticipato prima dal collega e amico, passiamo la parola subito ai presidenti Carlo e Eugenio, che ci spiegano un po' gli avvenimenti di questi ultimi giorni, in particolar modo partendo dall'evento di Tolbole di mercoledì, che è stato organizzato tutto all'ultimo momento, e da qui è partito tutto il resto della movimentazione per cercare di risolvere questo grosso problema. Prego Carlo. Sì, buonasera a tutti gli amici cacciatori, buonasera ragazzi, grazie del vostro lavoro che state facendo, che è un esempio per tanti altri, quindi vi ringrazio di cuore. Sì, partiamo subito da Torbole, diciamo che lì c'è stato un tantan di richiamo da parte di un gruppo di cacciatori, e tutti hanno aderito, tutti, o meglio, un bel numero di cacciatori si sono fatti presenti a Torbole, non per disturbare in sé il comitato che era lì di elezioni, ma siccome c'era l'evento che era lì presente a Salvini, volevamo alzare la voce e dire che non siamo d'accordo sicuramente per quello che è successo, perché è mai successo che in Lombardia chiudessero la caccia, e questa sospensiva è arrivata invece due giorni dopo che abbiamo pronti a partire, e quindi ci hanno fermato subito. Quindi era l'occasione da farsi sentire, l'abbiamo fatto. Scusate. Mi hanno indicato come rappresentante dei cacciatori. Buona, sono più incazzato di voi. C'è qua Salvini, poi ne parleremo anche con lui di quello che è successo in Regione Lombardia, che fa schifo quello che è successo oggi, e sono più incazzato di voi. Però nel rispetto della politica, che si deve aiutare, e voi state dimostrando che ci siamo in lotta, Salvini sarà uno di quelli che sicuramente prenderà per le orecchie la Regione Lombardia, perché è lì che hanno sbagliato. Quindi vi chiedo, vogliamo le dimissioni, è vero, vi chiedo per cortesia rispettiamo chi è qua davanti, che vuol sentire giustamente Matteo Salvini. Non vogliamo comunque, né? State lì, ascoltate, se dice qualcosa in più fate quello che volete a questo punto. Però io vi chiedo ragazzi, calma e facciamo il dialogo. Noi sabato dobbiamo andare a caccia, noi in Lombardia dobbiamo andare a caccia, non siamo fatti solo per lavorare. Detto questo, io mi ricordo che Salvini lì in presenza diceva fanno la delibera domani mattina, ma io sapevo già che questa delibera purtroppo era senza una gamba, o meglio non c'era il tordo. E visto, considerato i giorni, e in effetti questo successo era già, il passo era già pronto a partire, difatti in questi giorni sono passati parecchi tordi, sapendo questa cosa gliela spiegavo anche a Matteo Salvini, ma lui continuava a dire sì, ma la delibera la fanno, ma sapete che la delibera in effetti è venuta fuori così, non c'era il tordo. Detto questo, ci siamo organizzati anche per la manifestazione di venerdì come associazione venatoria, e abbiamo chiesto anche di poter parlare
il nostro presidente Fontana di questa cosa inaudita. Nel frattempo, però, sempre i gruppi di ragazzi hanno organizzato l'altra manifestazione a Milano, cui io anch'io ho partecipato. E come dicevo prima, parlando un po' con i ragazzi, la soddisfazione più grande è vedere un corteo formato da tanti giovani. Questo mi ha rincuorato veramente e ci fa dire che dobbiamo essere molto più presenti e molto più attivi. E quindi mi ci metto anch'io, per l'amor di Dio, non è che voglio incolpare gli altri, perché dietro ho visto ancora ieri che ci sono ancora tanti giovani che vogliono fare questa nostra grande passione e portarla avanti. Quindi io sono disposto ad affrontare la situazione sia da una parte sia dall'altra, ma essere presenti con i ragazzi giovani, sperando appunto che prendano in mano anche loro un po' la situazione. Detto questo, devo dire che oggi, vabbè, è martedì. E magari quando andiamo in onda, essendo venerdì, la cosa è già stata fatta. Però venerdì mattina, ripeto, vi aspetto tutti numerosi veramente a essere presenti. Ma oggi abbiamo ricevuto questa sera di dover essere presenti anche domani verso le 17:30 a Palazzo Lombardia, perché diciamo, ha accolto la nostra richiesta il Presidente Fontana e quindi saremo là a parlare di questa situazione. Quindi vedete che è una settimana molto attiva e soprattutto speriamo di far capire che qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare, perché questo è il risultato che vogliamo. Qualcuno dall'ufficio, e si parla subito dalla Bonomo, perché è responsabile numero uno è lei. Quindi dall'ufficio è meglio cercare di spostare certe persone che hanno fatto un po' troppo danno, e questa è la ciliegina sulla torta. Quindi la richiesta le facciamo, poi sarà la regione a decidere cosa fare. Qua ci mettiamo di mezzo anche l'assessore Rolfi, logicamente, perché quando si sbaglia anche i capi pagano. Questo è una cosa normale e noi chiediamo appunto che magari si sposti anche la delega, perché essendo la delega assessorato all'agricoltura con delega alla caccia, se Rolfi non riesce a stare dietro tutto questo lavoro, che non voglio neanche discutere che sia tanto e tutto, però la delega può darla anche a un'altra persona a questo punto. Quindi questo sarà quello che chiederà in sostanza le associazioni venatorie. Poi vediamo cosa faranno loro. Noi comunque, essendo oggi martedì, quindi domani, mercoledì alle 17:30, ci incontriamo con il Presidente Fontana e poi vediamo l'andazzo della cosa e ci troviamo comunque venerdì mattina alle 10:30, al Palazzo della Regione a Milano. Grazie Carlo. Vorrei chiedere a Eugenio cosa ne pensi di questi giorni, di quello che è successo in queste giornate? Caro Fabio, sicuramente non posso esprimere un parere positivo, assolutamente. Cioè, in questi giorni è successo di tutto, di più, quello l'imponderabile è successo. Cioè, quello, io mi ricordo quando avevamo messo a disposizione le competenze dei nostri tecnici, cioè dall'avvocato Bonsanto e dal dottor Viganò. Alla fine c'era stato risposto che di non preoccuparci, no? La famosa frase, no? Non preoccupatevi, adesso d'ora in avanti mi preoccuperò molto quando mi dicono così, non preoccupatevi che il calendario è blindato e noi sappiamo quello che stiamo facendo. Questo era quanto asseriva la regione a pochi giorni dall'apertura della caccia. Dopodiché abbiamo visto di tutto, di più, abbiamo visto come era quasi inevitabile perché gliel'avevamo detto più volte, ma la sicurezza negli uffici a noi vabbè, cioè era disarmante. Però cioè, questa cosa deve venire fuori adesso, cioè qua i responsabili, come diceva Carlo prima, devono uscire, perché non è che si possa fare una cosa del genere, mortificare 54.000 cittadini che pagano le tasse e che hanno la fedina penale pulita. 54.000 persone sono state umiliate e mortificate, prese in giro sui social da quattro giovinastri che ci odiano con un odio satanico. Anche qui colgo l'occasione proprio per dire che vengono, attenzione, no, non voglio entrare in cose politiche, però vengono perseguiti le persone che parlano del Green Pass,
no, che trasmettono odio, mentre questi qua che augurano la morte o benedicono la morte di un cacciatore come una vittoria loro personale, nessuno li persegue. Io sono stanco di vivere in una nazione del genere. Cioè, qua si fanno due pesi, due misure, c'è chi può tutto e chi, come noi, non può dire nulla. Allora adesso è ora di finirla. Io spero che le persone insorgano, perché questo è il momento di insorgere, perché non si può più resistere a delle violenze del genere, perché, signori miei, qua non solo stiamo parlando di caccia, ma veramente c'è tutto che sta andando a scatafascio. Entrando nello specifico, quanto è stato, cioè la toppa che è stata messa alla rottura, allo sbrego, diciamo, secondo me è stata peggiore dello sbrego stesso. Cioè, andare a dire pubblicamente in televisione che la stagione venatoria era salva e ci permetteva a chi faceva la caccia migratoria a sparare alla cornacchia, al corvo e al merlo, e a chi faceva la stanziale non poter uscire, penso che sia un'altra presa per i fondelli. Quindi la toppa, secondo me, è stata peggiore della rottura. A Regione Lombardia gli avevamo chiesto appunto di avere uno slancio di coraggio, perché non si possono mortificare persone che aspettano da 8-9 mesi quella giornata lì e dopo alla fine non dargliele. Non si può fare una roba del genere. Regione Lombardia, come al solito, no, sentite le loro grandissime avvocature, hanno recepito in toto quanto richiesto, come hai detto tu, Nicolò, da Ispra. Questo qua sembra proprio la Caporetto della caccia. Allora mi dovete dire se una legge speciale in Italia non vale più nulla e che il calendario venatorio viene fatto da Ispra e dal TAR. Dovete dirlo, lo dovete dire prima, non dovete dirlo dopo che abbiamo pagato tutti. Insomma, è sempre la solita storia. Dobbiamo insorgere su queste cose, che sono cose di buon senso, che sono cose naturali di buon senso, ma che ce le fanno di mangiare apposta per umiliarci. E io su questo mi dispiace, ma non ci sto. Grazie Eugenio, il tuo messaggio è molto chiaro e deciso. A questo punto direi e chiederei a Carlo. Si parlava prima, è anticipato prima, che tutti i presidenti delle associazioni venatorie lombarde sono stati convocati da Fontana nella giornata di domani, mercoledì, in regione, per cercare di discutere e di parlare di questa situazione. Cosa pensate di portare a casa, di risolvere, di cercare comunque di chiedere a Fontana? Sì, purtroppo portare a casa non si promette niente, perché qua la cosa è talmente già avanti e fissata che non si può fare niente. Ci sarà sicuramente da aspettare fino al giorno 7, però noi dobbiamo capire qua l'incontro. La nostra richiesta è quella che dicevo un po' anche prima, è quella di spostare, facendo anche il nome della signora Bonomo, l'avvocato Bonomo, che è dentro nell'ufficio, che è quella che, diciamo, che è la responsabile del DG, e quindi su questa cosa qua ci siamo e chiederemo appunto se è possibile, o meglio, noi lo chiederemo, poi vedranno loro se farlo o meno. Bisogna chiedere anche a Rolfi, assessore Rolfi, visto il consigliato che c'è in mano l'agricoltura e gli porta la via tanto tempo, se non ha tempo di dedicarsi alla caccia, avendo la delega anche alla caccia, di spostare la delega alla caccia su qualche altro consigliere, personaggio, non lo so, facciano loro, a noi non interessa, però di dare un esempio, di dire no, abbiamo sbagliato e quindi quella cosa qua l'accettiamo, cercando appunto di fare una cosa valida per loro, ma soprattutto per noi cacciatori. Questa sarà la richiesta che chiediamo, ma soprattutto vogliamo anche chiarire alcune cose, giustamente come se ne parlava un po' anche prima, di queste due famose giornate integrative, o meglio, avendo fatto il calendario fino al giorno 2 di ottobre compreso,
e lì si parla fino alle 12:30 e poi si può andare a capanno fisso o a capanno temporaneo e non vagante. Io non so quanti cacciatori pensano di sapere quella cosa qua, ma io vorrei un'ufficialità un po' più seria da parte della Regione Lombardia che chiariscano un po' queste cose per non farci imbattere in qualche personaggio che poi non vuol sentire nessun parere, nessuna possibilità e ci fanno le sanzioni. Quindi quella cosa qua, ripeto, noi potremmo andare a caccia il giorno 2, ma in che condizioni? Ripeto, anche con le due giornate integrative, com'è? Fa parte già di questo, da quello che si legge del calendario provvisorio, pare che fino a 12:30, poi non si sa se dal 1 ottobre avremo due giornate o meno. Sapendo anche che nel Veneto a quanto pare le due giornate integrative non gli hanno date, quindi andrà a finire che potremo avere anche noi tre giorni come nel Veneto a scelta anche nel capanno fisso, e quindi questa cosa qua è ora di chiarirle, perché non si può perdere tempo così a chiacchiere. A parte che non hanno più detto niente, ha detto bene Eugenio quando ho saputo che l'assessore ha detto abbiamo salvato almeno il periodo di caccia, veramente fa venire la pelle d'oca sapendo che stanno passando i tordi e quello salva la caccia, potendo andare solamente a colombaccio, le cornacchie e i merli. E quelli che hanno i cani non possono uscire solamente con i cani e non possono andare col fucile, quindi le giornate di caccia non possono farle. Però questa è la realtà, purtroppo, ecco perché siamo molto arrabbiati e giustamente, come diceva Eugenio, non vogliamo essere più presi per i fondelli, bisogna essere cose chiare d'ora in poi, e sia ben chiaro che se vogliamo voltare pagina una volta per tutte, noi siamo disposte come associazione a essere presenti e discutere, però vogliamo che anche loro mettano documenti nero su bianco di cosa dobbiamo fare, perché questi giorni rischiamo veramente di avere sanzioni, tutti telefonano e non sappiamo dare risposta, perché questa qua purtroppo è quello che sta succedendo. Spero che domani, avendo questo incontro, si possa chiarire un po' questo, si possa avere un documento ufficiale da parte della Regione Lombardia. Grazie Carlo. Vorrei chiedere un'ultima cosa a Eugenio prima delle conclusioni. Cosa potrebbe succedere al giorno 7 e dopo il giorno 7? Anche qua, cioè, siamo nelle mani dell'ignoto, caro Fabio. Anche qua, cioè, il giudice potrebbe, come ha fatto in passato, visto che il motivo del contendere è stato superato in quanto è stato recepito quasi in toto le richieste di ISPRA, potrebbe appunto non entrare nel merito, potrebbe, o purtroppo potrebbe entrare nel merito e darci torto, il che sarebbe un grosso problema, oppure cioè, magari potrebbe anche invece sostenere le ragioni della Regione Lombardia. Anzi, a proposito, vi ricordo che la nostra associazione ACL si è adoperata per partecipare a questa udienza insieme anche a altre associazioni, per la verità, però noi ci siamo costituiti in opponendum e non in adiuvandum, in quanto la Regione Lombardia non si è ancora costituita e quindi noi ci opponiamo al ricorso fatto dalla LAC. Mettiamo in campo anche noi i nostri avvocati, spero e mi auspico che Regione Lombardia metta in campo i suoi migliori di avvocati e che voglia vincere assolutamente questa causa. Io lo spero. Un motivo per cui è stata richiesta la sospensiva ed è stata accettata poi era appunto la complessità, come diceva Carlo, una complessità inaudita del provvedimento. Io ricordo che non so se sono quasi 40, adesso vado a memoria, ma sono quasi 40 pagine il calendario riduttivo, cioè mi sembra una cosa inverosimile, e poi è illeggibile, è una stratificazione di norme che non si riesce più a capire nulla. Ha detto benissimo prima Carlo, non si sa di preciso a oggi, martedì, non si sa, abbiamo ricevuto telefonate a destra a manca, se sabato 2 ottobre la caccia alla stanziale si possa andare fino alla sera o fino a mezzogiorno.
qua siamo al parossismo, siamo, cioè una stratificazione di leggi per nulla chiare, più che leggi, di provvedimenti per nulla chiari, per nulla coerenti, una che va in contrasto dall'altra, e pensate a voi cosa può sapere il normale cittadino della strada, cioè il cacciatore normale, come si può districare in questa selva di norme, di regole, di provvedimenti. E poi sapete benissimo che con i cacciatori, a differenza di quelli che magari fanno uso di sostanze stupefacenti piuttosto che vanno a rave party, no? Dove lì c'è tolleranza finché si vuole, per noi invece c'è, la tolleranza è zero. Io vedo già, no? Tante associazioni contrarie alla caccia che festeggeranno questo tipo di incertezza, perché potranno multarci molto molto frequentemente. Questa è veramente una caporetto, secondo me, di Regione Lombardia. I cacciatori lombardi, ma i cittadini lombardi non meritano certi governanti. Mi spiace dirlo, mi dispiace, ma però siamo a questo punto. Grazie Eugenio, direi che il tuo messaggio è molto chiaro e molto preciso. Passerei la parola a Carlo per un breve saluto, un breve augurio per questo nuovo inizio della stagione venatoria. Un momento talmente difficile, capisco la gente che è arrabbiatissima, molto più di me o forse io più di loro, non lo so quale distinguere la cosa. Ecco, l'unica cosa che mi è venuta in mente adesso, e anche in questo calendario, noi stiamo aspettando appunto che il giorno 7 si decida appunto se noi possiamo andare a caccia e fino a quando, con la neve, col freddo e tutte quelle cose lì che hanno impostato in questa situazione, perché se ci tolgono anche quello veramente diventa difficilissimo far capire alla gente che bisogna andare a caccia in quelle condizioni lì, però vediamo un po' com'è giorno per giorno l'andarsi della cosa. Io intanto vi do un abbraccio e speriamo in qualcosa di positivo da 2 di ottobre in poi. Eugenio, un piccolo saluto. Sì, saluto tutti i cacciatori che ci ascoltano. Spero che perlomeno per il proseguo di questa maledetta stagione, che è iniziata in maniera inconcepibile, si possa almeno proseguire in maniera normale. Ecco, non chiediamo molto, ma che di poter proseguire la stagione venatoria in maniera normale. Non chiediamo la luna. Io lo spero, spero che le istituzioni una volta per tutte ascoltino questi messaggi, perché non si possono ignorare. Grazie a tutti. Grazie Eugenio. Lascio la parola ora a Nicolò, che chiuderà la trasmissione. Grazie per l'attenzione. Grazie Fabio, grazie ai nostri presidenti che anche questa sera sono intervenuti e hanno dato le maggiori delucidazioni a riguardo. Io vi ricordo la nostra pagina social, la nostra pagina Facebook, ACL, Associazione Cacciatori Lombardi, quindi visitatela e mettete mi piace. Vi ricordo il nostro sito internet www.associazionecacciatorilombardi.it, e per un contatto diretto con noi vi ricordiamo anche la possibilità di condividere con lui il nostro progetto di trasmissione televisiva con degli sponsor delle vostre attività commerciali, di iscriverci al nostro indirizzo email info@associazionecacciatorilombardi.it. Io direi che vi saluto, vi ringrazio, vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, vi auguriamo una buona serata e una buona continuazione.